parola di Dio di oggi rivela che la gratitudine nei confronti degli altri e del Signore è molto più che una semplice norma di Galateo. La riconoscenza non è una semplice cortesia. Gli episodi della guarigione di Naaman il Siro nell'Antico Testamento ad opera del profeta Eliseo e dei 10 lebbrosi ad opera di Gesù, se letti con il cuore, ci spingono a riconoscere che tutto quello che abbiamo è un dono del Signore e che solo nel ringraziare Dio entriamo in quella dinamica di fede che ci può salvare sul serio. Gesù in persona merita la nostra lode e la nostra riconoscenza. Cogliamo allora l'occasione per mettere la nostra vita davanti a Lui ed entrare in vera comunione con Lui, ringraziando per ciò che siamo e cominciando a vivere una vera e fruttuosa relazione con Lui. Una delle regole più elementari del buon vivere è l'essere riconoscenti verso chi ci rende del bene. Un giorno accadde che Gesù si imbatté in 10 lebbrosi, 9 erano giudei e 1 samaritano. Avevano sentito parlare di lui e in cuor loro si era accesa una speranza. «Gesù, Maestro, abbi pietà di noi!» gridavano ai bordi della strada. Gesù non li guarì all'istante, ma li mise alla prova. Ordinò di presentarsi ai sacerdoti. Quelli obbedirono, pur non essendo ancora guariti. Lungo il cammino, i loro corpi malati ritornarono sani. Successe però che dei 10 lebbrosi, solo il samaritano tornò indietro a ringraziare. Gesù gli chiese, gli altri 9 dove sono? Come si vede, anche allora la gratitudine era una virtù poco praticata. Il samaritano, soprattutto, capì che chi lo aveva guarito gli aveva anche dato la pace interiore, tante volte invano cercata. Purtroppo la lebbra torna a far parte delle malattie del nostro pianeta. Sembrava definitivamente debellata alcuni anni fa, ma si stanno aprendo squarci di nuova ignoranza e miseria che purtroppo la alimentano di nuovo. Voglio il cielo che torni a far parte soltanto dei nostri ricordi, quando da bambini ci mobilitavamo pieni di compassione e solidarietà per dare il nostro piccolo contributo a vincerla. Sono lebbrosi, 10 per la precisione, quelli che calcano la scena al passaggio di Gesù. Sono larve di uomini, isolati, segregati, si devono tenere sempre a distanza per non rendere immonde persone e cose, non hanno relazioni sociali o diritti umani, forse possono solo commiserarsi a vicenda. Ma però sanno gridare, sono sicuri che Gesù li può guarire, lui è dalla parte della vita, lui non guarda a meriti o favoritismi, lui è al di sopra di ogni comodo schema che colloca malati o sofferenti in qualche colpa innominabile di fronte a Dio e li guarisce, o meglio li manda dei sacerdoti di fronte ai quali verrà constatata la guarigione e la riammissione alla società. La pelle è tornata sana, le braccia non terminano più con dei moncherini, il volto è ancora un sorriso, non una smorfia, la carne è fresca come quella di un bambino e gioia piena è la vita ridonda che scoppia. Ma uno di questi lebbrosi guariti non si accontenta, non gli basta una pelle nuova, un certificato di socialità. Se questo Gesù mi ha regalato un corpo sano, se questo Gesù mi ha ridato la possibilità di ricostruire una vita sociale con i suoi legami e affetti, sicuramente mi può dare anche quella pace che tante volte ho cercato nella mia malattia. Mi può rimettere in piedi davanti a Dio. Sicuramente ha il segreto di una vita piena. E questo lebbroso torna da Gesù. Lui estraneo torna da Gesù, non per buona educazione, ma per scoprire la sorgente dell'acqua che ha appena appagato la sua sete. Solo lui conosce fino in fondo Gesù. Solo lui riconosce in Gesù non il medico,
ma il Signore, il Salvatore. E Gesù gli dice: alzati e va, la tua fede ti ha salvato. È la fede che salva, non i miracoli. L'esperienza di Naaman, descritta nella prima lettura di oggi, e l'episodio dei 10 lebbrosi, narrato da Luca, ci propongono una riflessione sulla gratitudine, che è qualcosa di più di un semplice atteggiamento di riconoscenza. Il fatto che Dio, attraverso il profeta Eliseo, opera un miracolo verso uno che non era membro del popolo eletto, come pure il Vangelo, che ci mostra un samaritano, considerato scismatico dagli israeliti, che torna solo lui a ringraziare, ci fa capire che non dobbiamo dare per scontato la conoscenza che abbiamo di Dio, anche se siamo battezzati e fedeli della Chiesa. Come i 9 lebbrosi che non hanno sentito il bisogno di ringraziare Gesù per essere stati guariti, quasi gli fosse dovuto perché israeliti, anche noi cristiani siamo difficili alla riconoscenza. Dobbiamo riscoprire che solo Dio è il nostro Dio, che può fare meraviglie e che ci dona la vera salvezza. Il Vangelo ci presenta la scena della guarigione dei 10 lebbrosi. Sapete, la lebbra nel mondo biblico non è soltanto una malattia, è il simbolo di un peccato che produce l'esclusione dalla salvezza, che produce l'umiliazione. I lebbrosi, per i quali c'era una lunga legislazione del libro del Levitico, come dovevano comportarsi, come dovevano vivere la loro malattia e come dovevano essere aiutati e sostenuti, i lebbrosi si presentano davanti a Gesù, sono 10 questa volta. Abbiamo più racconti di guarigioni di lebbrosi, ma in questo caso l'evangelista vuole sottolineare la gratitudine di uno di questi 10, che sentendosi guarito da Gesù torna a ringraziarlo. Era un samaritano. E l'evangelista Luca sottolinea come l'esperienza della fede, della gratitudine, la guarigione che viene ricevuta, è vissuta non tanto da quelli che sono vicini, ma spesso è vissuta di più da quelli che sono lontani. Quelli che noi consideriamo i più lontani, che sembrano esclusi dalla fede, molte volte sono proprio loro che ci insegnano e ci testimoniano una fede autentica. E di questo che abbiamo bisogno. Che bel Vangelo, cari amici, che troviamo in questa domenica. Abbiamo davanti un lebbroso che tra l'altro era anche samaritano, un po' lontano dalla tradizione di quelli della stessa etnia di Gesù, a cui il Signore dice: alzati, va, la tua fede ti ha salvato, e quindi lo libera anche dalla sua grave menomazione, e questa persona riacquista guarigione, riacquista salute ed è in grado di andare. Noi in questa domenica prendiamo come immagine il pacco dono, quella confezione che noi utilizziamo quando vogliamo fare un pensiero, un regalo ad una persona a cui vogliamo bene. A voler sottolineare che la guarigione, che la salvezza che il Signore ci dà, innanzitutto è un po' come un dono inaspettato per tanti. Per altri a volte è un dono molto chiesto, domandato, anche con le lacrime, ma non arriva mai. E quindi abbiamo davanti a noi tante volte esperienze di cristiani anche fortemente in crisi, perché dicono: com'è che io, che sono stato tanto fedele con la mia famiglia, non abbiamo fatto mai male a nessuno, siamo stati sempre piuttosto attenti, coerenti, la messa ogni settimana, ogni domenica, e poi questo grande guaio, questa grave malattia è capitata proprio nella mia famiglia. Perché il Signore ci dà queste prove? Perché ci castiga? Perché non otteniamo noi la grazia della guarigione e della salvezza? È una bella domanda che non troverà mai risposta, perché in definitiva il dono che il Signore dà, lo dà con la sua gratuità, come vuole Lui, quando vuole Lui e a chi Lui vuole. Questo è il grande fatto. Certamente da parte nostra mai abbassare il desiderio di guarire, di salvarci, anche di farci liberare tante volte da condizioni piuttosto serie, gravi, nelle quali molti di noi versano. Ecco allora che dobbiamo considerare la fede come
un dono assolutamente gratuito che il Signore ci fa, e poi a Lui la libera scelta di aiutare chi vuole Lui e di magari far attendere altri che pur meriterebbero quella salvezza. Ma davanti a Dio, come noi siamo liberi di decidere nella nostra vita, anche Lui resta nella libertà di decidere chi aiutare e chi no. Come quel giorno, davanti a quel lebbroso samaritano. Acclamate il Signore.